E siamo qui all'interno del porto, iniziativa del Vespa Club CIE, che è un motorista CIE Chiesa, siamo con alcune delle persone arrivate qui dalle varie parti d'Italia ma anche d'Europa. C'è Dino, sì. Napoletano, anche tedesco. Sì, io sono del Vespa Club Hagen e siamo venuti qua per un grande raduno qua di Civitavecchia. Io sono il socio del Vespa Club Civitavecchia e io parlo per i tedeschi. I tedeschi sono in 22 persone, sono arrivati con le Vespa e tanti sono caricati con furgone o con carrello e siamo contenti per arrivo per mio Bruno, mio presidente. E abbiamo 65 anni anniversario, giusto? È una grande festa per noi. Faccio parte del Vespa Club Valdo Bialene e sono venuto giù stamattina qui a trovare Bruno il Vespa Club a Civitavecchia. È la prima volta venire a Civitavecchia? No, sono già venuto 3 anni fa ancora. Andate spesso in giro per l'Italia? Sì, in Italia anche estero. Noi siamo venuti, io sono venuto ancora lunedì qua per trovare il nostro amico Bruno. Ho fatto 540-550 km e vengo quasi ogni anno ultimamente. Giriamo tutta Italia, dalla Sicilia fino a Aosta, Monte Bianco. C'è il nostro amico che l'abbiamo incontrato a Saint-Tropez, lui parla solo inglese. Hello, Ronnie Loughrey from A92's Vespa Club in Dundee and Angus in Scotland. And this is Alan Warden from the Dundee and Angus Vespa Club. In Scotland? Yep. Diamo appuntamento anche per domani, perché andrete avanti anche domani? Sì, andremo domani. Domani ci sarà il clou, perché già abbiamo oltre 150 prenotazioni che arriveranno in nottata e poi domattina presto. Questi che faranno 200-250 km arriveranno tutti domattina. Poi c'è la classica sfilata per i cittadini e poi l'appuntamento con tutti questi ragazzi qui a Zanca in Ungheria, da giugno, dal 6, cioè dal 3 al 10 che ci incontreremo là.